Buonasera, buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata di Liguria Selection, il contest più grande della Liguria per quanto riguarda cantanti, musicisti, eccetera. Questa qui sarà la prima puntata per quanto riguarda i quarti di finale. Ma chi mi accompagna a presentare questo evento? Giordana Faggiano, la vincitrice di Miss Teleliguria 2012. Buonasera. Buonasera a tutti, ciao Daniel. Ciao Loredana. Come stai? Loredana, Giordana, confuso. Come stai? Bene, bene, si vede. Si vede. Sì, sì. Allora, andiamo subito con gli sponsor che ci accompagnano. Allora, gli sponsor che hanno contribuito a questo programma televisivo sono Contatto Latino, in Corso Italia, che organizza corsi di ballo scontati presentandosi a nome di Tele Liguria. Happy Hour in via Casa Regis, il locale per i vostri spuntini notturni. Oltre Confine in piazza San Lorenzo, il locale per i vostri aperitivi. Oltretutto, presentandosi con i nostri benefit, avrete diritto a una consumazione omaggio ogni due consumate. Il birrificio La Superba a Busalla, direzione Croce Fieschi. La Trattoria Pizzeria 2M a Cornigliano. Dobbiamo ricordare inoltre che presentandosi a nome di Tele Liguria potrete avere una cena o di carne o di pesce a soli 20 euro. Ma che brava Giordana. Allora, chi vogliamo chiamare sul palco dopo gli sponsor, dopo tutte le nostre informazioni riguardo all'evento? Valeria Fantozzi, dov'è? Salve, mi conoscete già, qualcuno forse sì, qualcuno forse no. Io sono della Remax Immobiliare, sono una consulente immobiliare, questo faccio. E vi prego, avete dei giornalini lì sopra, ripeto, sono obsoleti perché le case per fortuna le abbiamo vendute, però io vendo case, noi vendiamo case, affittiamo le case, vogliamo le case da vendere, quindi le acquisizioni, quindi vi prego, se avete una casa da vendere chiamatemi. Sarò breve e concisa perché l'altra volta mi sono dilungata troppo. Allora, una cosa importante, volevo dare... Io vengo invece da una serata di San Valentino bellissima che abbiamo fatto a un ristorante a Busalla. Io sponsorizzo me stessa facendo le serate, quindi vi aspetto per la festa della donna. Tutte le donne, un applauso, tutte le donne ce lo facciamo, grazie. Faremo la selezione dei Boys Dream Men, quindi ci sarà veramente da divertirsi. Questo io mi diverto lavorando e penso che sia una cosa fondamentale. Un'altra cosa, vi volevo aggiungere un plus. Questa sera vi volevo dire che io vi do una consulenza gratuita per tutto quello che a voi necessita, per quanto riguarda una contrattualistica, volete sapere come si fa, volete sapere tante cose, io le faccio i corsi quotidianamente, oserei dire, quindi ve lo faccio volentieri, mi chiamate, io vi do una consulenza gratuita e penso che questo sia importante, perché anche a livello di contrattualistica ci sono molte cose che bisogna sapere, ora da me o da altri, però io ve lo dico molto volentieri. Un applauso, grazie, vi lascio. La nostra giuria, che questa sera è composta da Liana Saviozzi, Loredana Cagnes, Fabio Anicas. Bene, allora cominciamo quindi con il primo concorrente. Il primo concorrente, presentalo tu. No, anzi, primo concorrente è un gruppo, è un che gruppo. Sono i Rovinatos col numero 01. Quindi, che cosa ci portate stasera? Il re. Allora, col numero 01 i Rovinatos, il re. Tutto. Io sono il re.
Io sono il re. Re di tutto, re di niente. Quello che mi importa è che ci creda la gente. Sopra di me ci sta solo Dio. Fate un bel inchino quando passo io. Io sono il re. Sì. Io sono il re. Meschio le carte come mi pare. Io faccio il gioco, tu stai a guardare. Per te sono pic, per me sono fiori. A me tutti i denari e la regina di cuori. Io sono il re. Io sono il re. Re di tutto, re di niente. Quello che mi importa è che ci creda la gente. Sopra di me ci sta solo Dio. Fate un bel inchino quando passo io. Io sono il re. Io sono il re. Re di denari, re del cielo, re dei mari. Il mio regno espanderà i suoi confini. O fanti fedeli e armi sublimi. Io sono il re. La folla mi acclama. Bastoni sulla pelle, se non grida che mamma. Io sono il re. Catturato da un comando di carte ribelli mentre tentava di fuggire a bordo di un'auto insieme alla sua scorta di fanti e la regina di cuori. Il re è stato processato e giustiziato con un colpo di pistola alla testa. Il re è morto. L'emozione. L'emozione. L'emozione numero 02. Non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce.
e mi manca un po' il respiro. Se ci sei c'è troppa luce, la mia anima si espande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quello che sono. Disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante questo sai, per sentirci veramente noi. Un'altra vita mi darai, conosco la mia compagna, tu sarai, fino a quando lo vorrai. Noi vivremo come sai, solo di sincerità, di amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà. Tra le mie braccia dormirai, questo sai, per sentirci pienamente noi, pienamente noi, pienamente noi. Simone Costantino. Procediamo. Andiamo avanti, presentiamo il terzo concorrente, Gianluca Lalicata. Allora, Gianluca Lalicata in arte. Gianluca Lalicata. Gianluca Lalicata. Nomino della macchinetta al massimo. Numero, numero 03. Non mi dire niente, stammi ad ascoltare. Sono troppe notti che ci dormo male. Tu mi piaci forte, tu mi prendi dentro, e non c'è bisogno che ti dica quanto. Ma la vita a volte i suoi comandamenti, qualche volta da difendere anche con i denti. Ti vorrei, ma lo so, non si può. Tra di noi questo no, non si può. Ti sorprenderà che sia proprio io, che non credo in niente, che non credo in Dio, a tirare in ballo questi sentimenti.
e a tirarmi indietro con te qui davanti. Sei la donna del mio amico e a qualunque costo non possiamo fargli questo, non sarebbe giusto. Dirsi sì sarebbe facile, ma io no, non posso farcela. Se io fossi in me ti trascinerei qui su questo letto, non ci penserei neanche per un po', ti farei di tutto, mi innamorerei come forse io non ho fatto ancora. Ma non è così, noi saremo noi solo per un'ora. Scappa via, scappa via, scappa via, non mi dare il tempo mai di poter cambiare idea. Non si può, non si può, non si può scivolarci tra le braccia e guardarci ancora in faccia. Non si può. No, non si può. Ti regalerò tutti i miei silenzi, perché sei per lui più di quanto pensi. È l'amico mio da che sono al mondo, e non saremo noi a buttarla a fondo. Quante volte lui per me è finito a botte, quante donne abbiamo diviso, quante ne abbiamo fatte. Ma con te questo no, non si può. Tu per lui sei di più, tu sei tu. Se io fossi in me non ti chiederei di lasciarmi stare, e ogni volta che ti vedrò con lui mi farò del male. Non ti perderò se ti incontrerò in un'altra vita, ma stavolta no, anche se lo so che non è finita. Scappa via, scappa via, scappa. Tra le braccia e guardarci ancora in faccia, non si può. No, non si può. Grazie. Gianluca Delicata numero 03, Jessica Lai numero 04. Allora Jessica, cosa ci porti questa sera? Vi ho portato Cullami di Emma Marrone. Ci hai portato? Sì, a tutti. Dov'è? Dov'è? Ci ha portato, sembra avesse già finito di cantare. Volevi, vi ho portato. Emma Marrone qua, ok. Magari. Va bene, quindi Jessica Lai numero 04. Una quercia di una grande e ricca foresta, e puoi scoprirsi una pianta di un giardino di campagna. Capita di perdersi anche quando si conosce a memoria il percorso, e ritrovar la pace solamente tra le braccia tue. Cullami come hai fatto con me.
le bambole, ti ricordi quelle favole che mi raccontavi quando io fingevo di dormire, la tua guancia bianca sulla mia, mi ritorna in mente la poesia di una di aver tutto a portata di mano, e ce n'ho quello di cui tu hai più bisogno, è al di là del recinto. Capita di arrendersi al ricordo di un amore negato, ma ora so ritrovar la pace solamente tra le braccia tue. Cullami come hai fatto con le bambole, ti ricordi quelle favole che mi raccontavi quando io fingevo di dormire, la tua guancia bianca sulla mia, mi ritorna in mente la poesia di una Calai numero 04. Bene, è arrivato il momento di interpellare un po' la giuria, perché li vedo che sono un po' lì che dicono: ma come, no, stasera non ci interpella. Arrivava il momento prima o poi. Allora, iniziamo dal maschietto? Beh, ormai ci siamo scaldati parecchio, bella musica stasera, tutti i ragazzi abbastanza, a parte un po' di agitazione, però abbastanza coinvolti, belli sciolti. Noi ci stiamo divertendo, quindi... Va bene così. Bene, andiamo avanti con Loredana. Ah, innanzitutto ciao, buonasera a tutti. Oh, buonasera, buonasera. Ok, poi niente, sì, concordo con Fabio, ci stiamo divertendo. E poi volevo dire una cosa. No. Siamo qui, siamo tutto orecchie. Oh Giordana. No, sei tu Giordana? No, perché... ma scusa. Che cosa? No, che la battuta Romeo e Giulietta. La battuta riguardo... Anziché a Romeo finita a teatro, dillo. Sei stata bravissima. Grazie. Grazie. Prego. Daniel, tu l'hai vista? Daniel, dopo te, parliamo di te poi dopo. Di me? Dai, andiamo avanti che è meglio. Va bene, sono curioso. Dai, Liana. Ciao a tutti. Ciao. Sì, ci stiamo divertendo. Ho notato che c'è molta più, diciamo, calore nel cantare le canzoni rispetto, vero? Mm-mm. Coinvolgimento. Più coinvolgimento, sì. Nonostante la neve fuori. Nonostante la neve. Nonostante Daniel. Siamo tutti qua presenti. Anche nonostante Daniel. Lui, Però sì, c'è un po' più di coinvolgimento sicuramente. Quindi vado avanti. Il quinto concorrente che è Francesco Palma, numero 05. Cosa allora, canto How to Save a Life dei The Fray. Ok man. Ma tu l'altro giorno suonavi anche? Sì, oggi no. Oggi no.
Va bene, allora col numero 05 Francesco Palma. Sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Between the lines of fear and blame, you begin to wonder why you came. Where did I go wrong? After all, you do know best. Try to sleep past his defense without grinning innocence. Lay down a list of what is wrong, the things you've told him all along, and pray to God he hears you. And pray to God he hears you. And where did I go wrong? Begins to raise his voice. You lower yours and grin in one last chance. Drive until you lose the road, yeah. Or break with the ones you followed, yeah. He will do one of two things. He will admit to everything, or he'll say he's just not the same. And you'll begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. And I would have stayed up with you all night had I known how to save a life. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. Save a life. How to save a. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. And I would have stayed up with you all night had I known how to save a life. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. And I would have stayed up with you all night had I known how to save a life. How to save a life. How to save a life. A life, a life, a life. Francesco Palma, numero 05. Dai, dai, lo so, su, presenta tu, veramente, non vedeva l'ora. Numero 06, Diana Bunget. Allora, cosa ci porti questa sera? Due respiri di Chiara. Due respiri di Chiara con numero 06, Diana Bunget. Non c'è destino, non c'è sorpresa per me, non
raggiunge vittoria, un'aspirazione così importante per me. Non c'è bellezza, frase d'affetto o un'assoluta verità, ma c'è un istante nell'universo, attimo eterno, in cui mi sento unica. Una tentazione per me, desiderare, voler sparire, resta un ricordo per me. Non serve dolore, normale attenzione, quella che riservo a te. Anche il silenzio che sento dentro quando mi avvolge diventa musica. Numero 06, Diana Budget. Quindi con il concorrente numero 08, Enrico Tesi, in arte Erpi. Allora Enrico, che cosa ci porti? Allora, oggi vi canto una canzone in francese. In francese? Sì, dedicata a tutte le mamme presenti in sala, in particolare a una ovviamente, che mi sta molto a cuore. E la canzone si chiama Tellement j'ai d'amour pour toi, cioè, quindi ho talmente amore per te. Mia mamma, quindi? Anche per tua mamma. Va bene, ok, allora con il numero 08, Enrico Tesi. Guide mes jeux, dis-moi ce que tu veux, je t'aimerai toujours, tout le monde j'ai d'amour pour toi. Toi mon premier sourire, mon premier souvenir, toi qui m'as vu grandir, mes bras sont bien trop courts, tout le monde j'ai d'amour pour toi. Ma vie est faite de tes yeux posés sur moi, et quand plus rien ne va, je n'ai pas trouvé mieux que le son de ta voix. Toi mon puits de sagesse, mon bâton de jeunesse, ma source de tendresse, tu es mon seul recours, tellement j'ai d'amour. Et pourtant tu le sais, un jour je m'en irai, mais jamais tout à fait, je reviendrai toujours, tellement j'ai d'amour pour toi. Je donnerai la vie avec cette chanson à la petite fille qui portera ton nom, tellement j'ai d'amour pour toi. Maman, j'ai besoin de tes yeux posés sur moi, tu es ce que je crois et ce que j'ai de mieux, et accompagne-moi, il
il peut couler du temps sur tes cheveux d'argent. Je serai un enfant jusqu'à mon dernier jour, te le manger d'amour pour toi. J'ai tellement d'amour pour toi. Bene, bene, allora sentiamo un po'. Interpelliamo la giuria, no? Sì. Cominciamo. Perlomeno nessuno che imita. Almeno quello. Buono. E vabbè. Nel gruppo qualcuno bravo c'è, qualcuno. Magari quelli un po' più semplici, meno atteggiati. Atteggiati. Cioè. Vero? Che pensano di più a dare molto nel canto, dai. Ed è quello che vorrei da tutti. Certo, giusto così. Liana? Siamo qua per cantare, no? Certo. Non è un... Va bene, va bene. Vabbè, ma sai, uno magari si fa prendere un po' dall'euforia del momento, no? Poi è bello stare sul palco e attirare l'attenzione. E Daniel lo sa benissimo. L'importante è che l'attirano con la voce e l'interpretazione, giusto? Certo, con l'energia giusta. Questo è un concorso canoro. Ha sempre ragione lei. Sempre. No, no, guarda. Giordana, aiutami tu. Io sì, vorrei dare un consiglio, non una critica, un consiglio, okay? Sì. Perché comunque anche da musicista, da insegnante di pianoforte che sono, okay. Io consiglierei e ricordiamolo. E dove anche? A Savona, dove stava nevicando. E ne darei due, diciamo. Uno, visto che l'abbiamo visto anche nell'ultimissimo Sanremo, evviva, è stato dato spazio ai musicisti. Quindi io consiglierei ai ragazzi che cantano di avvicinarsi comunque a uno strumento, perché secondo me gli darebbe una gratificazione e comunque una diversificazione, perché c'è tanta gente che canta. E comunque lo studio di uno strumento vi apre anche le porte allo studio dell'armonia, che è fondamentale anche per un cantante. E poi ringraziamo Liguria Selection perché trasmette di nuovo in televisione l'esibizione. Ascoltatevi, permette di ascoltarci. Per favore, ascoltatevi. Giustissimo. Tutti, faccio, anche noi. No, lo faccio anch'io. Secondo me sono consigli che do, no? Perché, insomma, poi c'è stata interpretazione questa sera, sicuro. Questo sì, più. Però secondo me a studiare un po' di più, soprattutto anche aiutarsi proprio da uno strumento, potrebbe anche essere una semplice chitarra, imparare l'armonia, le tonalità, aiuterebbe e darebbe comunque veramente un punto in più a un cantante, perché cantanti adesso ce ne sono veramente tanti. L'abbiamo vista a Sanremo, comunque musicisti che cantano, finalmente. Ok. Fabio? Io sono d'accordo con loro, però è anche vero che rispetto alle altre puntate dove sono stati qualche consiglio, qualche suggerimento, effettivamente è stato ricevuto, e stasera ne abbiamo la prova. C'è stata molta più interpretazione delle altre volte, quindi le basi un po' più curate, poi chiaramente ci sono tante cose da sistemare, questo è vero, però c'è gente molto più convinta oggi, molto più bello. Che sa dov'è? Siamo anche ai... Che sa dov'è, dicevo io, gli artisti sanno dove sono. Siamo ai quarti di finale. Quindi la sfida si fa sempre più sfida, no? Comunque, come dice il mio collega, giustamente i consigli sono stati ascoltati. Rubati. Scusa, Loredana, non volevi dirmi qualcosa? Sì. Sì, no, vabbè, però giacca e cravatta, che ti dico? Manca un camice. E anche dei bei pantaloni, va bene, va bene, va bene, provvederemo in futuro. Okay. Allora andiamo avanti, quindi con il numero 09, Luca Sturniolo, in arte Luca Winter. Quindi Luca Winter numero 09.
I can see all the falsity. Without me, see me, cause they never look up. If your eyes could see what my eyes can see, if your heart could feel what I feel. Flying away, I can hear what people don't say. For a fear of heart, you never say the truth. If your eyes could see what my eyes can see, if your heart could feel what I feel. Flying away, I know there are no clouds on my way. Can you say the same for you? Drowning on fear and cruelty. You're not the first, but you will not be the last. Nobody's perfect, not even when flies away. Flying away, I can never feel alone. If I have a smile on my face, it's cause I want. If your eyes could see what my eyes can see, if your heart could feel what I feel, flying away. Quindi con i malinteso numero 10. Bene, allora, che cosa ci parlate questa sera? È un nostro pezzo, titolo Solo. Solo? Sì. Solo. Solo. I malinteso numero 10, Solo. Sono solo un aspetto, la chiamata di nessuno. Sono solo e non ricordo se io esisto o meno per qualcuno. Ho perso i miei perché, li ho messi insieme a cose dimenticate più in là, dentro a valigie vuote. Stavo giusto per partire e tu eri il mio traguardo, ma destino maledetto mi ha girato subito lo sguardo. Non voglio più credere a questo mondo infame, non voglio più salire per poi precipitare. Non so se riuscirò a rimanere sempre a galla, certo io me ne andrò a seguire una grande stella. Non mi fermare mai, non mi fermare mai.
da dire. Basta che le mie ferite in qualche modo possano guarire. Ho perso i miei perché, li ho messi insieme a cose dimenticate più là dentro a valigie vuote. Non so se riuscirò a rimanere sempre a galla. Certo io me ne andrò a seguire una grande stella. Non mi fermare mai, non mi fermare mai. Lotto senza tregua contro il mio destino, ma non so più stare qua. Sono e non aspetto la chiamata di nessuno. Sono solo e non ricordo se io esisto almeno per qualcuno. Allora andiamo avanti con la concorrente numero 11, Maria Luisa Antonino. Che cosa ci porti? Un'emozione da poco. Un'emozione da poco, un'emozione da poco. Allora, un'emozione da poco, Maria Luisa Antonino col numero 11. Non ha mai
Maria Luisa Antonino, numero 12. 11. Andiamo avanti. Ci siamo. Presentiamo il dodicesimo concorrente. Il 12. Luca Rovere. Allora, Luca Rovere, numero 12. Ferito, le cose che non sono andate come volevi, temendo sempre solo d'apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di deludere. Casa, l'intera giornata, il viaggio che hai fatto per sentirti più sicuro, più vicino a te stesso. Ma non basta, non basta mai. Scivoli di nuovo ancora come tu fossi una mattina da vestire, da coprire per non vergognarti. Scivoli di nuovo ancora come se non aspettassi altro che sorprendere le facce distratte, troppo assenti per capire i tuoi silenzi. C'è un mondo di intenti dietro gli occhi trasparenti che chiudi un po'. Torni a sentire gli spigoli di quel coraggio mancato che rendono in un attimo il tuo sguardo più basso e i tuoi pensieri invisibili. Torni a contare i giorni che sapevi non ti sanno aspettare. Hai chiuso troppe porte per poter riaprire e riabbracciare ciò che non hai più. La casa, i vestiti, la festa ed il tuo sorriso trattenuto e dopo esploso per volerti meno male. Ma non basta, non basta mai. Scivoli di nuovo ancora come tu fossi una mattina da vestire, da coprire per non vergognarti. Scivoli di nuovo ancora come se non aspettassi altro che sorprendere le facce distratte, troppo assenti per capire i tuoi silenzi. C'è un mondo di intenti dietro gli occhi trasparenti che chiudi un po'. E non vuoi nessun errore, però vuoi vivere, perché chi non vive lascia il segno del più grande errore. Scivoli di nuovo ancora come tu fossi una mattina da vestire, da coprire per non vergognarti. Scivoli di nuovo ancora come se non aspettassi altro che sorprendere le facce distratte, troppo assenti per capire i tuoi silenzi. Dietro gli occhi trasparenti che chiudi un po', che chiudo un po', che chiudi. Luca Rovere, numero 18. Andiamo avanti con il numero 13. Chiamo io? Numero 13, Laura Fossati. Allora, che cosa ci porti oggi? È un brano di Alicia Keys, If I Ain't Got You. Ah. If I Ain't Got You, ok. Yeah. Oh yeah. Laura Fossati, numero 13.
nothing than the physical things define what's within. And I've been there before, and that life's able, so full of the superficial. Laura Fossati numero 13. Andiamo avanti con la concorrente numero 14, Giorgia Borsese. Cosa ci porti? Stack di Caro Emerald, che è quella dell'altra volta. Esatto. Ah, ok. Perfetto. Bene, va bene. Allora, dai. Giorgia Borsese con numero 14. Dreams now at moments.
that you promised me everything, everything. I know we have a chemistry, this combination heavenly. But don't forget that you promised me everything. Un po' giuria, giuria. A stuzzicare la giuria, la giuria. Sono occupati un pochino. Cosa fate? Siete pronti? Siamo soddisfatti. Siete soddisfatti? Sì, ora iniziamo un po'. Sì, c'è qualcuno che dovrebbe pensare a cantare un po' nella sua tonalità. Però dai, tutto sommato. Consigli? Li abbiamo già detti l'altra volta. Questo sì, infatti, uguale identico. Fabio, Ribieri, aiutami anche tu. Sì, sicuramente cantare nella propria tonalità aiuta, quindi uno non si sforza. Però va bene, dai. Dai, bene. Sì, dai, anch'io sono d'accordo con loro, ci siamo detti più o meno le stesse cose. Consigli e suggerimenti sono gli stessi di sempre, non ci sono grosse novità. Però volevamo anche tranquillizzare quelli che hanno partecipato, che ovviamente sono un po' presi dal momento, perché noi non ci facciamo influenzare proprio da questo, anzi sì. Di stare tranquilli. Scusami, ti interrompo. No, signori, scusate, bisogna che ci diamo un po' una regolata ai volumi, perché non possiamo andare avanti così. Scusate se io insisto, ma si sente veramente tanto questo brusio. Grazie. Fabio. Dicevo, anche sentendo i commenti di chi si è esibito fino ad ora, che sono presi un po' dall'attenzione e dalla digitazione, di stare assolutamente tranquilli, perché noi come giuria non ci facciamo influenzare da quello. Anzi, è meglio, perché vedere gente che sale con questo tipo di emozione riesce poi anche a trasmettere di più, per cui va benissimo così. Siamo contenti di quello che abbiamo visto oggi, anzi. Bene. Soprattutto anche di tanti inediti e tanti brani nuovi che abbiamo sentito, va bene. Ok. Eliana, cosa ne pensi? Sì, anch'io, e poi ho visto anche qualcuno che si è divertito, no? Mi è piaciuto, sì, molto. Questo è importante. Importantissimo. È quello che io dico sempre, no? L'importante è divertirsi, venire certo, qui con questa idea, no? Invece divertirsi. Direi al pubblico, come dico sempre ai miei bambini, che la musica non parte se non c'è silenzio, grazie. È vero. Oh. Io farei un applauso. Sì. Bene, allora a questo punto andiamo avanti. Diamo il via con la categoria Junior. Junior o Junior? Junior. 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 E più un what's Morgan, okay. Junior. Quindi andiamo con Chiara Mastantuono, numero 15. Allora, ci porti che cosa? La Chiara Morir, di Shakira. Di Shakira, bene. Quindi Chiara Mastantuono con il numero 15. Y ponen nuestro sarto la queso que ven porque
levanta una torre del suo cielo su chimico, su una sala si mi aiuta a subire a toda prisa la quiero a morir. Conosce bien che la guerra cadrida cara. De la vida y del amor también. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil des ennuis, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui me paraît, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a comme le chier, ce jour lâche du quartier. Elle a pas de ma vie, des cocottes en papier, des éclatures. Bâti des ponts entre nous le ciel et nous les traversons les chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Le guerre pour être si fort aujourd'hui, elle a de faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Brava, numero 15. Chiamiamo la sedicesima concorrente, Alessia Russo. Cosa ci porti? Summer of the Rainbow. Oh. When I hold the clouds, that can hide the sky away, there's a rainbow how it should be found, leading from the pain to a place behind the sun, just a step beyond the rain. Sunday, I wish upon the stars, and we go where the girls.
double snack, la lemon drops. Bravo. Jessica Corti, numero 17. Non è vero? No, allora, precisiamo. È già salita. Ciao, è già salita. Basta. Ho chiamato Jessica Corti, numero 17. Cosa ci porti stasera? The Best di Tina Turner. The Best di Tina Turner. Bene, Jessica Corti col numero 17. My heart's on fire. You come to me, weather waiting. You come to me, give me everything I need. Give a lifetime of promise and the world of dreams. Anyone I ever met.
Jessica Corti, numero 17. Jessica Corti, numero 17. Andata benissimo, direi. Bene, no? Sì. Andata bene. Bravo, bravo. Andiamo avanti con il numero 18, Nicolas Piscitelli. Cosa ci porti? When You're Gone di Avril Lavigne. Oh, When You're Gone di Avril Lavigne. Bene, Nicolas Piscitelli, numero 18. When you walk away, I count the steps that you take. Do you see how much I need you right now? When you're gone, the pieces of my heart are missing you. When you're gone, the face I came to know is missing you. When you're gone, all the words I need to hear to always get to me through the day and make it okay. I miss you. Piscitelli, numero 18. Numero 19, diciannovesimo concorrente, Marco Caudullo. Thank you.
Marco Caudullo, numero 19. Allora, andiamo avanti con il prossimo concorrente, Pietro Sirianni, numero 20. Senzante, cosa ci porti? Cosa porti? Amore bello di Claudio Baglioni. Amore bello. La conosco. Bene, Pietro Sirianni, numero 20. Lo stesso amore.
cuore bello come il cielo, bello come il giorno, bello come il mare, amore, ma non lo so dire. Amore bello come un bacio, bello come il giorno, bello come Dio, amore mio, non te ne andare, vai via così, non è giusto mai così, sei bella sai, sai, vai via così, finisce allora tutto qui, fra poco andrai, un lento l'ultimo oramai. Pietro Siriani, numero 20. Siamo alla fine? A fine. Abbiamo un gruppo. Gruppo, ma io non ho capito. Nome è gruppo DNA. Sono numero, i Black Line, Black con Line. Numero 21. I look so fine, I really wanna make a mine. I look so fine, I really wanna make a mine. It's a full basis, come on you kicks. You look so fine, I really wanna make a mine. Be black boots, long blonde hair, she's a thing, what about there? I can see you high with me, gonna win the name, yeah. I know we ain't got majesty. I said, are you gonna be my girl? Can marry you kicks, go look so fine, I really wanna make a mine. I look so fine, I really wanna make a mine. The 4, 5, 6, come on you kicks, the 1, 2 more, I really wanna make a mine. Be black boot, long blonde hair, she's a slip, what about there? I can see you high with me, I know we ain't got majesty. I wanna win the name, yeah. I said, are you gonna be my girl? I wanna win the enemy, yeah.
I said, are you gonna be my girl? Bene, siamo arrivati dunque al momento clou. Ora sapremo chi passa questi quarti di finale di Liguria Selection. E vi ricordo che questa sera sono due le categorie, junior e senior. Il pubblico ha votato, la giuria ha deliberato. Quindi andiamo a vedere. Passa questi quarti di finale Chiara Mastantuono. Brava. Passano. E già avrete capito che parliamo di un gruppo. I Black Line. È possibile che dal labiale io abbia visto che tu abbia detto ok, avevo capito. Sì, sì. Ok. Passa Nicolas Piscitelli. Passa Alessia Russo. Brava, brava. Andiamo avanti. Allora, passa al turno successivo Jessica Corti. Non so più dove mettermi io. Bravi. Andiamo avanti. Abbiamo finito con Junior, siamo Senior. Passa
Giorgia Borsese. Passa Francesco Palma. Non so come, ma rileggo un attimo. Sì, sì. I Rovinatos. Non so, però bravi. Eh sì, forse per una questione di anzianità. Allora, andiamo avanti. Passano i Malinteso. Passa Luca Rovere. Abbiamo ancora due. E ricordatevi che comunque c'è possibilità, dalla regia mi dicono che c'è la possibilità di essere ripescati. Andiamo a vedere chi sono gli altri due che passano la selezione. Passa Enrico Tesi. Ed infine Luca Stugnolo. In arte Luca Winter. Bene, è stata una meravigliosa puntata, restate con noi ancora per le prossime puntate di Liguria Selection su Tele Liguria.